Certo, certi dibattiti, no, sull'amministrazione locale, comunale, sono anche importanti, no? Tanto più che ci si mette in gioco, se magari a essere parte del dibattito è il sindaco, no? Oppure un amministratore. Uno che fa parte del comune. Ma la cosa che veramente non riesco ancora a far capire, e io l'avevo anche espresso molto chiaramente nei famosi, diciamo, documenti che avevo scritto e avevo anche diffuso in paese sull'amministrazione comunale della Valletta Brianza, che poi interessa anche naturalmente gli altri paesi. Prima della onestà morale, non lo dico io, ci vuole la competenza. Uno può essere benissimo un bravo uomo, come solitamente si faceva una volta, si eleggevano i sindaci, un bravo uomo, mettersi fa il sindaco, e capivano i gut, ma è un bravo uomo. Magari evangelista, magari fa la comunione, però è un bravo uomo, indipendentemente dal fatto che va in chiesa, che fa la comunione, si può essere bravi uomini lo stesso, no? È un bravo uomo. Concetto sbagliatissimo. E prendeva tanti voti perché era bravo, considerato da tutti. Non faceva male una mosca. Si fa il sindaco. Ci vuole la competenza. È la prima cosa, prima ancora della moralità. E la Chiesa ancora guarda se magari è un cattolico, l'amico è un cattolico, qualcuno guarda perché se è un gay, l'amico è un gay, se qualcuno magari guarda perché lei è una donna, lei è un uomo. Non bisogna guardare queste cose. Il sindaco avesse anche 100 amanti, a me non interessa. Interessa la sua competenza. Se non è competente, non può fare il sindaco o un amministratore. Fa parte del comune. Bisogna essere competenti in materia. Una volta si andava a scuola, anche delle scuole sociopolitiche, eccetera, eccetera, no? Si imparava anche a fare il sindaco. No, che si è messo in ogni caso, chiuso, lì. E tanti parenti, il voto, no? Ci vuole la competenza, è la prima dote, prima dell'onestà morale. Che Clinton abbia avuto un amante o non amante, a me non interessava. E gli americani sono falsi, perché loro guardano ancora la moralità. Vengono su un Trump, che è un canaglia, che è un bastardo figlio di Troia. Però la competenza è la prima cosa, soprattutto nei nostri piccoli comuni. Ci vuole ancora più competenza, perché quando si fa il sindaco di Roma si hanno intorno delle persone, tante persone, eccetera, eccetera, magari va bene, ma nei piccoli paesi è difficile trovare le persone competenti. Voi ne parla per negotto, me non faccio nomi, è nella Valletta Brianza, perché lì che quei, no, ecco. Da giudizi su qui, su là, e per me, competenza, cavoli, ci vuole la competenza, è la prima cosa. E poi si gira intorno, no? E certo, poi tutto il resto gira intorno, che l'amministrazione, eccetera, eccetera, no? Ecco, deve collaborare con i cittadini, che in tutto il ballo. Poi quando sono su, fanno quello che vogliono, Santa Maria per il primo, l'amministrazione che non è affatto in comunicazione con i cittadini. Perché lì parla per negotto, è chiaro, no? Non parliamo poi della Valletta Brianza. Non c'è comunicazione con il cittadino, il quale ha il diritto di dire la sua, non perché deve dire la sua perché che turno comita lui, no? Lui ha un permesso di ottenere per costruire una casa, fa 40 e 48, no? Una volta si diceva in sci, no? Ecco, no. È il bene comune che è superiore al bene del singolo, no? Al bene dell'individuo.
È chiaro che il comune deve ascoltare la gente, ma non le pretese della gente. Capitava a me anche quando ero monte a fare il prete, perché vabbè, si cambia campo, ma più o meno siamo lì, no? Ecco, cambio orario della messa perché fa comut. Anzitutto il prete, perché almeno, vabbè. Oppure la gente, non è quello. Gli orari devono essere adattati anche, certo, alle esigenze della gente. O cominga mellimegare la messa alle 9 di sera, come capitava quando ero a Sesto San Giovanni, alle 21, 9 di sera, 21, no? La messa lì, perché? Per aspettare quel che veniva in casa dalla montagna dopo che avevano fiato tutto il giorno. Noi in prete, abbiamo perso la gente, perché siamo corsi dietro le esigenze della gente, quelle più stupide, quelle più banali, quelle più egoistiche, e così i comuni devono stare attenti, è chiaro. I cittadini possono avere delle esigenze sbagliate, ma bisogna guardare il bene comune. Il bene comune, ma io non voglio andare a chiedere che cos'è il bene comune al sindaco di Santa Maria, il quale non sa che cos'è il bene comune, neppure anche la sindachessa di Rovagnate, di Rovagnate, no, nella Valletta Brianza. Oppure anche i paesi vicini, non sanno che cos'è il buco. Allora, vi sfido, vi lancio una sfida. Tu, sindaco di Santa Maria, organizza una serata sul bene comune, poi io vengo, ti faccio delle domande, ti smerdo davanti a tutti. Tu, sindachessa della Valletta Brianza, fa una serata sul bene comune, poi ti smerdo. Voi non sapete che cos'è il bene comune. Bene comune significa fare un po' di strade, tappai bus, no? Tappai bus. Oppure fare le cavolate. Oppure accontentare quel cittadino, no? Là, quel di Santa Maria, no? Lui è sempre lì, no? Ecco, cavoli, chi? Voi sono chi sei? Ti sfido. Organizza la serata. Organizzalo. Hai paura? Sei un vigliacco, sei una vigliacca, sul bene comune. Poi mi metto a pane e pesci. Non avete le idee chiare, anzitutto la competenza, prima roba, la competenza. Nel comune, che meno male che se andava fuori dalle palle, no? Della Valletta Brianza, non c'era uno competente, uno. Non c'è, sindachessa non era competente, la vice sì, non competente, nessuno. Non avevano la competenza. Essere competenti, cavoli, la prima cosa. Io ne ho una brava tusa, che me ne frega se sono una brava tusa. Non mi interessa. Stavo dicendone una, ma non la dico. Non la dico. La dico, ma che il sindaco e la sindachessa faccia anche la puttana, a me mi interessa proprio un cavolo. Avete capito se o no? Non mi interessa, mi interessa che sia competente. Competente, anzitutto. Certo, l'ideale sarebbe. Vabbè, ne abbiamo anche conosciute di bravi sindaci, non la pira, mica la pira, che era un santo, no, che era competente, era bravo, fa il sindaco, vabbè. Ma io parlo veramente terra a terra. Allora, te capite, il sindaco di Santa Maria, organizza una serata sul bene comune. Portami in garite qua terciculate, no? Di giornalisti che non sanno che cos'è il bene comune, allora lì fai due macchi, capisci il negozio. Te mandi subito quel paese a cagare subito, ti e lur, no? Tramieti, magari tra me e la sindachessa della Valletta Brianza. Forza! Da solo noi due, senza intermediari. Non andate a prendere quel giornale di Merano. No, c'è una Emirato, un Emirato della stessa roba, no? Che capisce il negozio. No, va bene, forza, bene comune. Parliamo tra noi, davanti alla gente. Io faccio domande, voi rispondete. Voi mi fate domande, io rispondo. Forza.
La sfida è lanciata, la raccogliete, aspetto la data.